il nostro inviato era Vincenzo Frenda. Dunque Milano e la Lombardia anche nella sanità rappresentano una guida per tutta l'Italia. Così il presidente Mattarella che ha visitato l'Istituto Nazionale dei Tumori. L'inviato Luciano Gelfi. Rendo omaggio al primo degli istituti di ricovero e cura italiani nel settore oncologico, il presidente Mattarella compie 90 anni l'Istituto dei Tumori di Milano, dove il binomio fra cura e ricerca funziona e raggiunge i massimi livelli. 18.000 ricoveri l'anno, 2.000 dipendenti, 27 laboratori, 656 studi clinici pubblicati nell'ultimo anno. Una struttura pubblica con forti sostegni di privati e volontari. Un'alleanza esemplare, ricorda il presidente. Questa eccellente, straordinariamente benemerita attività dell'Istituto non si basa soltanto sulla alta professionalità, sull'attitudine alla ricerca, ma si basano anche sulla passione, sulla dedizione, sull'impegno generoso che viene integrato dai tanti volontari. Stamattina a Milano, nel pomeriggio a Monza, Mattarella vuole insieme rendere un tributo all'eccellenza medica, manifestare vicinanza a chi soffre. Parla con il personale medico e paramedico e con i bambini dell'oncologia pediatrica, poi lontano dalle telecamere con i malati terminali. Cure palliative e fattori di civiltà, perché nessuno va lasciato solo, le cure vanno garantite sino all'ultimo, perché tra i diritti costituzionali c'è anche la salute.